Benvenuti su Hombres, il miglior canale sul tubo italiano, con il dottor Meg e quel coglione del signor Lune che oggi meneremo a sangue. Sigla. Bentornati al canale con il peggior montaggio sul tubo italiano. Siamo qui, in questa splendida cornice di Hotline Miami 2, per raccontarvi di come il signor Lune ha fatto fuori i video. Ce lo dica, signor Lune. Colpa dell'emulatore. Colpa dell'emulatore. Ricordatevi, ragazzi, è sempre colpa di Fraps. ODS. Colpa dell'emulatore perché è stato lui a dirmi che devo cancellare. Un'ora di montato pensando che fossero degli scatti, quindi è colpa del montatore. Perché un'ora è diversa da un minuto, ho mandato a capirlo prima. Non era chiaro. Usava le misure inglesi e dopo le cose. Esatto, è il sistema imperiale, ragazzi. E comunque possiamo dire questo, abbiamo riprovato a fare questo livello per riportarvi qui e siete più veloci. Sì, decisamente. E abbiamo scoperto una cosa nuova che... Il nostro amico si fa prendere dai raptus, come avete visto nelle puntate precedenti, e se si arriva a un certo livello si leva la maglietta. Ma forse gliene lasceremo una chicca. Sì, magari, adesso vedo, poi in fase di montaggio, se non cancello niente. Esatto. Ah, aspetta, perché adesso devi raccogliere... Esatto. No. No, devi staccare, lasciala, esatto. No! No! Questo era quasi da far vedere. Allora, quindi, avevamo appena parlato con il nostro amico russo, ci aveva detto che erano troppo organizzati per essere dei dilettanti. E adesso torniamo. Noi sappiamo già che cosa succede, perché l'abbiamo già giocato. Si va dall'amico Pardo. Vediamo diciamo perché. Abbiamo fatto schifo. Sapevamo com'era il livello. Sì. Vabbè. Di minchia. Però in 7 minuti ce l'abbiamo anche avanti. Ok, quindi questo uomo, che non mi ricordo come si chiama, quei labroni. L'amico di Pardo. Il giornalista amico di Pardo. Allora, che giornata? Cosa? Cosa è successo? No, beh, sì. Quell'uomo, Petrov, non voleva vedermi. Mi ha quasi colpito. Sono stato quasi colpito cercando di andarlo a trovare. Sì, anche solo per entrare. Ah, quindi alla fine ci sei entrato? Non l'avrei mai immaginato. Man, qualche volta... I wonder... Mi domando come faccio ancora a uscire con te. Perfetto. E quando, da quando sei andato a faccia... Quando è che sei diventato un tale coglione? Coglione. Beh, te l'avevo detto di scrivere... Del mutilatore di Miami al posto di quella cosa lì, non te l'avevo forse detto? Un caso molto più sofisticato, veramente. E non dovevi parlare con. E non avresti dovuto parlare con la mafia russa. La gente. Si sono dimenticati di quei vigilanti? Sì. Nel mentre che il tuo libro sarà uscito. Esatto. In ogni caso ti ho pagato una birra, giusto? E non ti sei fatto davvero male, giusto? Chiamiamolo un pareggio. Grazie per la birra e tutto, ma me ne devi comunque una. Va bene, non dimentica... No, non lo dimentico. No, va bene, non dimenticarlo, sto mettendo il mio lavoro in prima linea. Se qualcuno sapesse che ti sto dando una mano, sarebbe fatta per me, sarei finito. Esatto. Possiamo dirla così perché non so come si traduce letteralmente in italiano. Saresti licenziato per incompetenza o condotta errata prima che ciò accada. Esatto.
Sono sorpreso che non ti abbiano già licenziato. Sono stanco, andiamocene di qui, ok? Sì, dovrei farmi la dormita anch'io. Vuoi un passaggio? Credo che prenderò l'autobus. Sai com'è, metti che investe due o tre persone giusto così per prendere, esatto, per mantenerle. E ricordiamo che Pardo è il detective che indaga sul Miami Mutilator, quindi sul mutilatore di Miami. Quindi lui avrebbe, chiaramente è il nostro amico, che non ricordiamo come si chiama, il giornalista, avrebbe avuto una fonte più affidabile, più certa. Allora, così andiamo da qualche parte stanotte. Di bello stanotte? Sì, il mio amico Jack mi ha detto di questo palazzo giù alla 184esima strada nord-ovest. Un vero buco di merda. L'intero palazzo è occupato da drogati e gente con poca considerazione di sé, tipo qualcosa del genere. Potrebbe piacermi sto posto, fottiti Mark. Comunque, sua sorella è stata presa in ostaggio da questi. Cioè, è stata presa da questi coglioni. Sì, Hanging Out Red sarebbe. Sta uscendo con questi coglioni. Ah, ok, sta uscendo con questi coglioni. Non è rientrata a casa per settimane. Si immagina. Potremmo riportarla a casa. Sì. E insegnare ai suoi amici una lezione. Aspetta, stiamo facendo. Chiamata a domicilio. Chiamata a domicilio per i tuoi amici ora? È così? Non è più o meno quello che abbiamo fatto l'ultima volta? Non ho sentito nessuna lamentela l'altra volta. Non possiamo ispezionare le strade guardando per. Cercando rogne. Scumbags cercando. Forse sarebbe più stronzi. Sì, stronzi. Saremo in cella in men che non si dica. Sì, ma non mi sono prenotato per essere un eroe salvando donne e merda così. Sì, sign up vuol dire anche firmare come. Sì, esatto, non mi sono prenotato, non ho segnato per essere. Non è il mio genere di cose, voglio solamente un po' di azione. Così, ok, hai un'idea migliore? O dovremmo stare qui e discuterne tutta la notte? Sono sicuro come l'inferno che non staremo qui. Sono pronto a ballare, insomma. O come vedremo poi, sono pronta a ballare. Eh sì. Bene, verrò anch'io. Il Mac che è uno spoilerone. Questo qui, ragazzi, è uno spoilerone. Ma se succede qualcosa alla ragazza, non è il mio problema, ok? Abbiamo sempre la nostra amica Zebra. Moving up. Scena numero 6. Ah! Qui possiamo scegliere anche i personaggi che abbiamo sbloccato dopo, però tecnicamente a questo punto noi dovremmo avere solo Cory o Tony, e quindi ci limiteremo. Anche perché Tony era venuto fuori in questo livello. Esatto, io direi che lo possiamo vedere anche perché personalmente lo ritengo un personaggio che non è un fa per me, e quindi ce lo caviamo dal culo adesso e non ci pensiamo più. Lo userò, io tenterò di usarlo il meno possibile, quantomeno. Vada, dottore. Ora Tony, come avete potuto vedere dal menu iniziale, e così come anche nel precedente capitolo di Fly Miami, ha dei pugni della Madonna. Esatto, ha le fistate super pro, per contro non può usare armi. E se riesco anche a girarlo sarebbe una cosa carina, però con problemi che ci faremo poi. E quindi il nostro amico Tony è veramente una macchina da guerra. Madonna, è bello Tony, perché è bello? Perché è veloce, cioè, puoi veramente, non hai bisogno di cambiare arma, non hai bisogno di fare niente, però. Ah, non puoi farlo. Esatto, anche volendo non puoi farlo.
però non è il tipo di personaggio che gradirei avere nel mio party. Occhio su adesso. Ci sono delle belle sprit, ci sono delle belle animazioni quando si colpisce. Vieni? No, quando stava lì voleva essere colpito. Quello mi sa che dobbiamo prendere da sopra. Sì, decisamente. A meno che Tony sì. Non riesca a buttare giù a pugni un muro. Beh, non dica Tony quello che può un po' fare. Pugno di Pegaso! Tony, grande Tony. Beh, questo diciamo. Aveva il maestro di Sirio anche lui. Sì. E lì, signor Lune, occhio. Già. Perché non manca? È perché forse è sopra, abbastanza a nord. Forse ancora. Ah, c'è lui. E lui come si è arrivato lì? Ah, non lo so. No, più altro come si è arrivato lì in leva. Mi sa che ha un coltellino, quindi no. Posto. E via che si va. E questo adesso invece è il vero livello difficile di questo gioco, perché il resto era solo roba per scaldarsi. Ma il signor Lune, come se avesse giocato... Come se l'avesse già giocato. Sì. Beh, in effetti ha avuto anche un certo culo, signor Lune, perché tutti quanti sono arrivati lì a farsi ammazzare. Occhio però ai cani, e qui forse vedremo la cosa più bella di Tony, questa. Che ammazza i cani a mani nude. Poter colpire un cane into the face. Sono preso anche una pallotta in faccia. Ma non è un problema questo? Io ho Tony, che cazzo. Niente. Ok. Secondo me lui è da. Ah no, si è finito da solo. Io non si ammazzare più mancante. Sicuramente il più pericoloso di tutti qui. No, mi sa che. C'è qualcuno però lassù, signor Lune, non vorrei dire. No, nella stanza centrale, nella stanzone direi. Quindi. No, ma se prima questo. No! No, signor Lune, tra l'altro proprio cos'è? Con la catena? Sì, ma proprio all'arma bianca. Vabbè. Ora, qui vedrete perché, esatto, a me Tony non piace. Perché non può prenderle. Ed è strano perché lei tipo è l'amante delle armi bianche. Esatto, però le armi bianche le voglio anche lanciare. Difatti, non so se lo faremo, signor Lune, ma... in uno dei nostri recenti giochi abbiamo in effetti impersonato un esperto di armi da fuoco, e uno che lanciava armi. Non so se si ricorda. Adesso il signor Rui non si ricorda. No. No! Ho un attimo questo vuoto di memoria. Dopo eventualmente riferirò. In separata sede me lo dirà anche così. Così non spoileriamo nulla. Esatto. Possiamo fare quello. Oh, però, che bel rischio che sono preso. Oh. Allora, lui non ha un cazzo, quindi. Vede che poi ci prende la mano, bravo che lei. Mi ricordo che all'inizio. Ricordi di bruciare il cosmo! La puttana. Ricordo che all'inizio di questo livello c'è stato un momento in cui morivamo al primo nemico con la pistola. Dopodiché il signor Lune ha trovato il timing giusto, io no. Quindi, no, ma comunque è bello perché l'ho avuto per il primo momento e dopo... tipo anche questo, cioè bisogna tagliarlo. Invece io tendo a fare il giro lungo perché la mia testa dice che devo lanciarmi. No, ma anche per infilarmi. Cos'è? No. Stiamo tornando sul timing vecchio, signor Lune. Eravamo passati con tanta nonchalance. Ok. Poi c'è qualcuno sotto. Ah no, non c'è nessuno. Ecco Tony per queste cose fenomenale. Con un'altra arma difficilmente la vedi. Vieni. Cane di merda. No. Ok. Non è facile. Ok. Perfetto. Ora, qui posso passare anche da lì sopra, no, gli antenni, vero? Ok, che non ce ne siano più di due. Di una occhiata, esatto, mi sa che quello là in fondo ha la pistola. Ora noi passiamo da di sotto.
nessuno ci ha visto. Sì, per fortuna cane. Cane se ne va. Qui forse è bene buttarsi nella prima stanza, così. No, esatto, no. Qui così. Allora, non si può entrare. Cazzo, però lì c'è un tizio con l'arma da fuoco, sicuramente. Potrebbe allertarlo, oppure passare adesso. Esatto, lì tocca aspettare che lui giri l'angolo, così noi ci avanziamo. Che sfiga. Non è successo niente? No! No, signor Lune, mi meraviglia di lei. Ho voluto tentare, ma non ho sbagliato tutto. Bello però che al primo colpo non si muore con la pistola. Sì. Una volta non era così, mi sembra. Vado, dottore? No, ok. Tocca andare, tocca, non tocca farsi vedere, tocca beccarli così, è una chance. Se non ho tempo di reagire, è da montare loro tempo. Non ho ancora visto però se una volta che si viene colpiti con la pistola, c'è il... Cioè, se noi mettiamo un colpo, la salute è dimezzata, oppure c'è il ritorno alla salute massima come accade negli applaudiamo? Non lo so. FDS. Sembra una domanda interessante, ma che preferirei non approfondire. Il signor Lune è il signor di quello, è ignorante. Io prenderei da dietro, però farei il giro lungo, oppure si fa vedere e poi torna dietro. Perfetto, così. Ok, ora tocca stare attenti sopra. Bisogna buttarsi subito sulla sinistra appena possibile. Bene. Okay. Perfetto. Posto. Quindi andiamo a salvare la donzella che viene dalla campagna. Il succa dal sole. Ma che genio. Cosa no, fatto? Il bong! Il bong! Allora, cazzo. Stai indietro! Wow, stai calma. Sono qui per portarti via. Tuo fratello mi ha mandato. Non abbiamo intenzione di farmi male, di farti del male. Mio fratello? Avete ucciso tutti i miei amici. Guarda, abbiamo una macchina che ci aspetta qua di fuori. Quindi lascia l'arma, è tempo di andare. Ti porteremo giù da tuo fratello. E tu ti aspetti che io venga con te? Sei pazzo? Avete ucciso, avete assassinato i miei amici. Non mi porterai da nessuna parte. Lasciami qui da sola. O giuro. Ok. Fai come ti pare. Noi ce ne andiamo. Cazzo, ho rotto il bong. Vabbè, che adesso loro non lo possono più usare. Ah, beh, no. Loro il trip l'hanno fatto per bene. Per bene. Quindi andiamo alla macchina. No, sopra. Sempre solita storia. Le scale. No, no, no. Ecco. Anche, mi ricordo che anche. No, 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 signor Bonet. Qui era dove ero prima. Esatto. Ora vada giù e su. Esatto. Ecco. Adesso vado giù. L'abbiamo fatto. L'ho fatto un'altra volta, però. Anche l'altra volta si era sbagliato. Sì. Quindi. Perché noi non vogliamo far perdere il gusto della cimiera. Cimiera, va bene, 8 minuti, va bene, dai, un attimo. Allora, avete fatto quel... Avete fatto? No, pensi di finire prima o poi. Ah, pensi di finire presto? Non è una buona idea starsene in giro così. Se scappa fuori un poliziotto... E ci vede così. Esatto, ci vede così. Non andrà più veloce con il tuo 5 con il tuo stronzeggiare. Sì, esatto. Tra l'altro, ti avevo detto di portare il van a riparare settimane fa. Beh, io continuo a non vedere come questo possa essere il mio lavoro. Non è il mio van. Sembra giusto. Solo fallo.
Tu sei l'unico di noi che non è impegnato con un lavoro tutto il giorno. Portalo giù da Andy al chop shop me ne deve una. Bene, solo prendi un'auto funzionante. Fai funzionare l'auto e ci andrò domani. Ok, sì. Bene, dovrebbe andare. Prova ad accenderle e andiamocene di qui. Sì, purtroppo in modo di dire Sì, lo slang. dell'americano facciamo fatica a inserirli così a freddo. Ma Assolutamente. direi, signor Lune, che Adesso potrebbe essere. vediamo. Ok, con questo scenario interessante, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo A episodio. meno che non canceliamo anche questo. Sempre su Hobbes, il miglior canale Sul sul tubo tubo italiano. italiano. Ciao! Facebook, ragazzi, mi raccomando. Hobbes, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meng, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, Ah, beh. è una fonte. Cioè,